Questa è la città che ha dato i natali a Guido Monaco e quindi, insomma, fare in modo che i ragazzi si possano avvicinare in maniera professionale o meno, ecco, alla musica, credo che sia importante e porta, insomma, qualcosa di bello. L'azienda che rappresento è internazionale, è globale. Voi pensate che in ogni paese dei 60 paesi dove si lavora si parla una lingua diversa. Con la musica si parlerebbe la stessa lingua che il nostro Guido ha messo in bocca a tutti. È la cosa più bella che si possa pretendere. Si chiama Musica Sempre, l'orchestra sociale ed inclusiva sostenuta da Fondazione Monna Lisa Ollus e portata avanti dall'Associazione Le Sette Note ad Arezzo in collaborazione con la Scuola di Musica di Fiesole. Fondazione Monna Lisa è per i ragazzi, e partendo proprio dalle prime età è bello essere vicini, specialmente quando si parla di giovani che hanno voglia di sentire la musica, di vivere nella musica. Siamo insieme solo per questo, per la sensibilità che ci vuole da parte dei più grandi verso i giovani di domani. In 25 tra bambini e ragazzi scelgono la musica come elemento aggregante e di socialità. Orchestre sociali appunto hanno la caratteristica di essere sempre completamente gratuite e rivolte a chi ha delle difficoltà economiche o delle difficoltà sociali. Il primo obiettivo dell'orchestra sociale non è quello di suonare uno strumento, ma di stare insieme attraverso la musica come strumento di integrazione. Quindi è un concetto completamente, diciamo, ribaltato dalla classica metodologia tradizionale in cui si impara uno strumento. Fra i 25, 3 o 4 che poi li vediamo che si iscrivono per esempio alle medie musicali, ci sono sempre, oppure vanno anche poi dopo proseguono ancora e possono andare anche in conservatorio, anche se siamo all'inizio, e quindi è interessante. Però la cosa che ci interessa di più che la formazione musicale, è il fatto che la musica serve comunque per la crescita della persona, del bambino, fanno gruppo, stanno insieme, c'è un affiatamento veramente importante. Investire in cultura, in questo caso nella musica, diventa fondamentale per una società che guarda al futuro. L'Associazione Le Sette Note porta avanti da tempo anche un'altra iniziativa, i concerti all'interno dell'ospedale San Donato di Arezzo, ora fermi a causa della pandemia. Possono venire i pazienti, possono venire i loro familiari ed è un modo anche per aprire l'ospedale verso la cittadinanza e poterlo vivere in un modo diverso, quindi non soltanto come luogo legato alle cure, come lo conosciamo tutti, ma anche diciamo un luogo di socialità. Quindi questa è un'altra funzione molto importante dei nostri concerti e del fatto di portare la musica lì. Thank you.